non proporre dei nomi già conosciuti o almeno in linea di massima no, perché poi in realtà al locale sono passati anche nomi abbastanza noti come Cristiano Codano e Marlene Kunz, Paolo Tofani degli Area. Insomma, di nomi ne sono passati, però tendenzialmente lavoriamo con band sconosciute ai più, cerchiamo di lavorare con la comunicazione, di portare, cioè di abituare gli avventori al fatto che qui ci sono concerti tutte le settimane, e col tempo si sono iniziati a fidare di noi. Allora, ci sarà il primo giorno ospite da Belgrado Stray Dog, che è una band folk, tra le più, diciamo, affermate della scena balcanica. Il secondo giorno ci sarà un ospite dalla Lituania, Elisabeth Balkus, e una preparatissima band italiana che sono i Persian Pelican, ospiti anche della penultima edizione del Primavera Sound. E poi l'ultimo giorno lo chiuderemo con l'apertura di una band locale, una band rock, i King Moses, che apriranno il concerto a una band australiana che si chiamano Thunderfox e che si muovono tra funk, psichedelia e rock. Per noi questo è un po' il punto d'arrivo di 2 anni di lavoro che si sono svolti proprio in questo modo. Abbiamo fatto 200 concerti in 2 anni qui a Mishima e di questi il 70% erano composti da band provenienti da tutto il mondo, Australia, Giappone, Russia, quindi insomma è un po' il coronamento di un lavoro che facciamo però quotidianamente, 2 o 3 concerti a settimana di questo tenore, quindi ecco insomma questo è il festival è un po' un modo per chiudere la stagione con le stesse prerogative con le quali portiamo avanti la stagione stessa. La risposta è buona, cioè nel senso varia chiaramente da stagione a stagione, però abbiamo riscontrato un'ottima risposta, soprattutto per il festival. L'anno scorso c'è stata, insomma, la piazzetta qui fuori era gremita, quindi la risposta è ottima, direi.